La lotta alla dispersione idrica attraverso interventi infrastrutturali importanti resta uno degli obiettivi prioritari da centrare per la SASI, la società che gestisce il servizio idrico in 87 comuni della provincia di Chieti. L'Assemblea dei Sindaci Soci si è riunita a Lanciano per l'approvazione del bilancio 2020, licenziato con l'unanimità dei 60 amministratori presenti. Un risultato particolarmente significativo in un momento così delicato, sia per l'emergenza sanitaria da Covid che per quella idrica, ha dichiarato il presidente della SASI Gianfranco Basterebbe. Su alcuni comuni, in modo particolare Ortone e Lanciano, ci sono delle problematiche, ma vi posso assicurare che non dipendono da noi. C'è bisogno di tanti investimenti, di modificare degli impianti che nascono quando queste frazioni ci stavano 10-15 casi e ora sono diventati piccoli comuni. In special modo a Ortona ci stanno proprio delle frazioni che a tutti gli effetti sembrano piccoli comuni. Però dobbiamo essere un po' tutti più realistici. Questi problemi ci sono, stiamo cercando di attenuarli al massimo. Ma la situazione va verso il peggioramento e non verso il risanamento, almeno per questa annualità. Si stanno intensificando a macchia d'olio queste piscine gonfiabili, che sono veramente una risorsa enorme che si sottrae all'uso disciplinato dell'acqua. Quindi da parte delle pubbliche amministrazioni devono fare delle ordinanze che vietano l'uso, almeno in questa fase, di questi aspetti. Tutto quello che è recuperabile stiamo cercando di recuperarlo, però sono spiccioli nei confronti alle richieste. Faccio un esempio del mio comune che conosco da quando ero sindaco e l'acqua l'amministravamo noi. Noi oggi a San Vito consumiamo un terzo di acqua in più di quello dell'anno scorso, non di 20 anni fa. E la stessa cosa su tutti i comuni costieri, finalmente cominciano a lavorare, però per chi ha deciso di venire al mare sono i primi anni che stiamo facendo il pieno dal mese di giugno. Da un lato per fortuna, ma dall'altro dobbiamo fare in modo di assicurare a queste persone di avere l'acqua, altrimenti difficilmente un altro anno tornerà. Stiamo cercando di non chiudere sulla costa. Purtroppo per 5-6 sere ci è stato impossibile evitare la marina di San Vito. Non è per fare un dispetto a qualcuno o per privilegiare un comune dell'altro. In alcuni casi le nostre condutture non consentono di ripartire equamente. Quindi ci sta una serie di comuni che sta facendo turni ormai da più di un mese e fortunatamente ci stanno ancora 40-45 comuni dove non chiudiamo neanche un minuto al giorno.